In studio Veronica Puglisi. Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova edizione di MTG. In apertura c'è la cronaca, l'avete sentito dai nostri titoli di prima pagina. Incidente autonomo mortale ieri sera in contrada Rizza Cavadalica. A perdere la vita una donna di 53 anni di origini straniere che era alla guida di una Fiat Punto che per cause in corso di accertamento è finita contro il muretto di recinzione ribaltandosi. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Scicli. Si chiamava Natalia, amava la Sicilia, in particolare Scicli, che frequentava da 3 anni. Aveva preso casa anche a Cavadali ed era diretta lì ieri sera, tornando da Donna Lucata. Quando all'improvviso, poco prima della rotatoria di contrada Rizza, non si conoscono le esatte cause, ha perso il controllo dell'auto che stava guidando, finendo nell'altra corsia e terminando la corsa contro un muretto di recinzione. Incidente autonomo ieri, poco prima della mezzanotte, nella contrada balneare Sciclitana. La 53enne russa abitava anche in Olanda, dove la notizia della morte ha raggiunto il figlio, di 18 anni. Vani i soccorsi del 118, la donna era già deceduta. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della stazione di Donna Lucata. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere. La donna era alla guida di una Fiat Grande Punto, prestatale da un'amica. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto anche dal medico a boata, che aveva conosciuto qualche sera prima la donna, amica dei suoi figli. Dovevo tornare fra un mese e mezzo. Era vostra ospite? No, vive in un affitto in una casa donna a Cavadalica. Perché era qui? Qua perché il suo medico le ha consigliato, visto che soffre di distiroidismo, cioè problemi alla tiroide, di stare in una località marittima per 3 mesi. La salma di Natalia Vassilievna è stata trasportata al cimitero di Scicli ed è stata raggiunta lì sul posto dal medico legale Santoro. Già in mattinata è stata restituita ai familiari per le esequie. I carabinieri della stazione di Modica hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, un romeno di 33 anni che in preda ai fumi dell'alcol aveva aggredito 3 uomini presenti ai tavoli di un circolo di via Giarratana. I fatti si sono verificati ieri sera quando i carabinieri sono stati allertati dalle persone presenti al circolo. Il romeno si era scagliato con schiaffi e pugni sui presenti, aggredendo a morsi 2 modicani e un carabiniere, causandogli lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Il 33enne è stato arrestato in attesa di giudizio a disposizione del PM, sul posto anche la Polizia di Stato. Un caso positivo nella squadra SD Ragusa Calcio 1949, i dirigenti e i giocatori attendono di effettuare il tampone per accertare o meno la positività. Ad intervenire a MTG Giacomo Puma, presidente della squadra. Rimangono stabili le condizioni dei pazienti ricoverati all'OMPA di Ragusa. Attendono di essere sottoposti a tampone i giocatori e lo staff tecnico dell'ASD Ragusa Calcio 1949, che ha sospeso ogni attività dopo che un giocatore è risultato positivo al Covid-19 e asintomatico in isolamento domiciliare. Il resto della squadra, lo staff tecnico e i tesserati si sono collocati in quarantena volontaria. L'auspicio, dicono, di poter tornare all'opera il prima possibile nel rispetto di tutte le cautele sanitarie imposte dall'attuale emergenza pandemica. Purtroppo ci troviamo in questa situazione non dipendente dalla nostra volontà. Tutti i calciatori, lo staff e il dirigente si sono messi in auto isolamento volontario in attesa dei tamponi e speriamo che gli esiti siano tutti negativi. Dopodiché valuteremo il da farsi, perché non è facile continuare questa, una stagione calcistica con tutti questi problemi. Aspettiamo tutti gli esiti dei tamponi e dopodiché la partita di domenica che dovevamo avere in casa contro l'Atletico Catania è stata spostata a mercoledì 7 ottobre. Quindi speriamo bene e dopodiché vedremo il da farsi.
A sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso la SD Virtus Ispica, con cui la squadra ragusana ha disputato qualche giorno fa una partita. La Lega di Palermo ha sospeso la partita prevista per domenica con lo Ionica, rinviandola a mercoledì 7 ottobre, ha dichiarato il direttore sportivo Ettore Cannella. Ai giocatori e allo staff tecnico è stato effettuato il tampone, sono tutti negativi, ha dichiarato Cannella. In un solo caso dovrà essere ripetuto l'esame. Rassicuriamo tutti gli sportivi ispicesi, ha scritto in una nota la squadra, che da domenica ad oggi nessun nostro tesserato ha avuto sintomi che possono essere ricondotti al Covid. Si attende invece l'esito del secondo tampone per le dimissioni di alcuni pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'OMPA di Ragusa. Sono 7 le persone ricoverate in malattie infettive e 1 in terapia intensiva. Le loro condizioni sono stabili. Attesa anche per l'esito dei tamponi effettuati a 50 migranti ospitati nell'hotspot di Pozzallo. L'ASP ha comunicato che dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati processati 31.557 tamponi. E sono giunti i primi esiti dei tamponi effettuati agli studenti e alle insegnanti del plesso Guglielmo Marconi dell'Istituto Comprensivo Filippo Traina di Vittoria, sottoposti all'esame dopo che una docente della scuola è risultata positiva. I primi esiti, ha dichiarato il preside Carmelo Laporta, sono risultati negativi. Le classi in oggetto rimarranno in isolamento precauzionale, almeno fino a domani, continua il preside, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell'ASP di Ragusa. Le 4 insegnanti entrate in contatto con la docente, risultata positiva, saranno sottoposte ad un secondo tampone anche in caso di negatività. E torniamo a parlare del caso della studentessa del liceo scientifico di Modica che a seguito del mal di pancia è stata condotta nella stanza Covid e poi a casa. La scuola ci tiene a sottolineare alcuni aspetti. Bene, il servizio non è pronto, andiamo avanti. Si possono indossare anche le mascherine di stoffa a scuola purché le famiglie si prendono cura delle necessarie e regolari pulizie, quanto prevede la nuova circolare emessa dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione. Non è obbligatorio indossare solo le mascherine chirurgiche nelle scuole, ma è consentito anche l'uso di quelle di stoffa realizzate individualmente con materiale lavabile e riciclabile. A precisarlo una circolare dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione, dopo alcune disposizioni impartite dalle istituzioni scolastiche che obbligano gli studenti all'uso esclusivo delle mascherine chirurgiche durante le ore di lezione. L'assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla, dunque, alla luce anche della nuova ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci, che obbliga di indossare le mascherine nei luoghi aperti al pubblico in contesti di presenza di più soggetti, precisa che l'uso delle mascherine presso le scuole rimane regolamentato dalle linee guida ministeriali e regionali in atto vigenti. Di conseguenza, l'obbligo all'uso delle mascherine rimane circoscritto agli spazi comuni extra aula, alle situazioni di distanza interpersonale inferiore a un metro e all'interno dell'aula solo se in movimento. Nella nota dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione si precisa ancora che oltre alle mascherine chirurgiche da tenere nella diretta disponibilità degli istituti scolastici è consentito anche l'uso di quelle cosiddette di comunità, anche di stoffa realizzate individualmente con materiale lavabile e riciclabile, purché le famiglie si prendano cura delle necessarie e regolari operazioni di pulizia e igienizzazione delle stesse. L'uso potrà pertanto essere concesso agli studenti, con particolare riferimento ai minori delle scuole primarie, soprattutto in virtù della possibile personalizzazione del dispositivo, ad esempio attraverso l'uso di tonalità cromatiche in grado di promuovere nei bambini un'interpretazione ludica dell'adozione della mascherina. E torniamo appunto a parlare della studentessa modicana, del caso scoppiato al liceo scientifico di Modica, perché la scuola vuole chiarire alcuni aspetti. Vedete. Il liceo scientifico Galilei Campaila di Modica, dove ieri è scoppiato il caso della studentessa che con il mal di pancia è stata isolata nella stanza Covid e poi a casa, ha tenuto a chiarire alcuni aspetti della vicenda che a noi erano ancora rimasti con il punto interrogativo. Sono 2 le docenti che hanno affrontato la problematica della ragazza e ciascuna ha avuto un ruolo diverso. Una si è preoccupata di capire il malessere della studentessa e la seconda ha chiamato la madre chiedendole di portarla a casa
casa e farla rientrare il giorno successivo, cioè oggi, con un certificato del medico. La madre non ha ritrattato la sua versione, mentre una docente ha deciso da oggi di non volere più fare lezione nella classe della ragazza. A noi interessa fare chiarezza e stamattina abbiamo raggiunto l'istituto che prima di ogni cosa ha voluto chiarire che il diritto alla salute in quel caso era preeminente rispetto al diritto allo studio. Che comunque, secondo quanto continua a riferire la scuola, non è stato negato. Dirigente, ma non è pregiudizievole sistemare una ragazza in una stanza Covid nell'attesa che arrivi la mamma? Ma il fatto di aver individuato una stanza Covid non è che significa che quella stanza non può essere mai adoperata. Cioè, se c'è una emergenza, anche perché purtroppo la scuola non è dotata se non in aule che sono al primo piano e sono molto lontane e quindi necessiterebbero chiaramente di una vigilanza, poi la scuola non è dotata di altre aule. La ragazza non voleva rimanere in classe, è emerso questo dato perché la madre rivela una tesi diversa, cioè che la ragazza invece voleva rimanere nonostante il mal di pancia. Allora, la ragazza voleva rimanere in classe, ma si praticamente è andata per due volte in bagno, permanendo per oltre un quarto d'ora ogni volta. Chiaramente la docente si è preoccupata e quindi ha inviato prima una sua compagna per vedere come la ragazza stesse. Dopodiché è andata lei stessa a visionare la situazione. E quindi la ragazza è rientrata una prima volta in classe, dopodiché ha continuato a sentirsi male e di conseguenza la professoressa, secondo me, ha agito perfettamente nel bene della ragazza stessa, perché chiaramente no, la ragazza chiedeva di rimanere in bagno, ma la docente non può permettere, cioè non può stare senza vigilanza la ragazza, anche perché se per caso sentisse male la responsabile è sempre la docente. Appena è arrivata la mamma, praticamente ha chiesto di andare a prendere lo zaino della ragazza, a quanto io ho saputo. Però, vista la situazione, non si può permettere a nessun genitore di entrare in classe e tantomeno, diciamo così, di andare a prelevare gli effetti personali della figlia. Ci ha pensato la vicepreside correttamente. E neanche la ragazza poteva entrare in classe a prendere le sue cose? Ma la ragazza poteva anche entrare in classe, ma evidentemente se stava male sarà stato detto questo qua. Io ero impegnato in un'altra scuola che ho in reggenza, quindi non ero presente al momento dei fatti, ma ho sentito chiaramente le persone interessate e la vicepresidente si è prontata di andare a prendere, quindi non credo che ci sia stato niente di... Fermo restando che la docente di quell'ora si è comportata assolutamente bene perché aveva la responsabilità sulla salute della ragazza, ecco, per quale ragione, se è vero e se me lo conferma, questa docente ha deciso di non fare più lezioni in quella classe? Allora, la docente si è sentita e giustamente attaccata in modo mediatico, però io personalmente ritengo che sia la docente non si sente più di dare fiducia a questa ragazza. Tamponi sui bambini anche per un banale raffreddore, alle preoccupazioni dei genitori sui possibili rischi di sottoporre i propri figli così di frequente a tamponi si aggiungono i disagi di doverli tenere a casa da scuola per giorni in attesa proprio dei tamponi. A MTG la storia di una mamma con tre bimbi piccoli. Ho ritirato entrambi i gemelli da scuola perché non voglio farli affrontare una situazione del genere e già purtroppo abbiamo avuto l'esperienza del tampone dato appunto da un sintomo solamente che era semplice raffreddore. Passati pochi giorni dal ritorno dei bimbi in asili nido e scuole materne ci si trova di fronte a un problema enorme nella gestione degli alunni per quanto riguarda l'infezione da Covid-19. Su Facebook è sorto un gruppo Noi Tamponi sui Bambini e anche su change.org c'è già una petizione sul tema lanciata da genitori preoccupati. La procedura parla chiaro, oltre ai tre giorni di assenza del bimbo da asili nido e scuole materne è necessario un certificato medico che attesti che la malattia non sia correlata al virus Covid-19. Per dichiarare questo l'unico mezzo a disposizione dei pediatri è quello del tampone nasofaringeo. In caso quindi anche solo di un banale raffreddore che si protrae per il terzo giorno i pediatri sono costretti a richiedere l'esito del tampone anche per poter semplicemente visitare il bambino. Questa procedura è ritenuta inaccettabile dai genitori e non giustificata neanche in un momento di emergenza in cui ci troviamo. Secondo i genitori non si sta tutelando la salute dei bambini, anche perché si chiedono: è dannoso sottoporre i bambini con così frequenza ai tamponi?
che è come per noi adulti, quindi molto invasivo, sia entrambi le narici e bocca. E dopo aver avvisato appunto il pediatra di questa situazione, ci ha messo in contatto con l'ASL. Quanti giorni sono passati? Ecco, noi aspettavamo la chiamata entro le 24 ore, come ho saputo che dovrebbe essere così la prassi, perché ahimè se il tampone è positivo si deve ovviamente agire di conseguenza. Invece sono passati ben 10 giorni, di cui ho fatto anche una chiamata in questi 10 giorni per capire se era arrivata la richiesta, eccetera, era tutto regolare, e ci hanno chiamato il venerdì per il sabato pomeriggio 16.05. Il tampone è stato fatto alle 17.10 con una fila interminabile in macchina. I bambini, che ovviamente erano quasi tutti bimbi, che sentivano queste urla atroci, e poi il famoso tampone. Torniamo a parlare delle assegnazioni provvisorie precarie e supplenti in provincia di Ragusa, anziché ai docenti di ruolo che da anni insegnano al nord e chiedono di rientrare nella provincia di residenza, perché abbiamo parlato con il dirigente generale del provveditorato agli studi, Stefano Suraniti. Quest'ultimo ha garantito di avere solo osservato la normativa vigente, l'attuale contratto sulla mobilità annuale dei docenti. La materia è stata oggetto di sentenze favorevoli all'amministrazione, cioè al provveditorato agli studi. In via preliminare gli uffici hanno semplicemente applicato la normativa vigente e l'attuale contratto sulla mobilità annuale dei docenti. Il dirigente generale del provveditorato regionale agli studi, Stefano Suraniti, ha spiegato la modalità di assegnazione dei posti vacanti in provincia di Ragusa dopo le nostre sollecitazioni a seguito di una minaccia di diffida di alcuni docenti che da anni sono al nord e hanno chiesto di tornare a insegnare nei luoghi di residenza. Ciò che i docenti di ruolo hanno contestato è che le cattedre sono state assegnate a docenti precari e supplenti inseriti appunto nelle GAE e nelle GPS, delle graduatorie di esaurimento e dei supplenti, escludendo di fatto gli insegnanti che hanno i titoli. Il dirigente Suraniti ha spiegato che gli ambiti territoriali della Sicilia hanno pubblicato le assegnazioni provvisorie interprovinciali nella sera del 31 agosto, viste le numerose istanze oggetto di istruttoria. Sono state accolte complessivamente oltre 5.200 istanze di assegnazione provvisoria interprovinciale. Nel momento in cui gli ambiti territoriali hanno pubblicato gli esiti, si sono resi disponibili in relazione a tale pubblicazione ulteriori posti. Per quanto riguarda l'assegnazione ai docenti del Nord, il dirigente Suraniti ha chiarito che risulta evidente l'impossibilità di effettuare scorrimenti, in quanto sarebbe stata violata la normativa e il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo. Si aggiunge anche che gli scorrimenti non sarebbero stati possibili, in quanto si sarebbero dovute rifare tutte le operazioni con l'impiego di circa 3 settimane lavorative, dovendo attribuire la sede richiesta secondo l'ordine della graduatoria. In caso contrario, si sarebbe arrivati al paradosso che un docente con un punteggio più basso in graduatoria avrebbe ottenuto una sede richiesta da un docente con un punteggio più alto. L'auspicio è che la normativa possa cambiare per il prossimo anno, consentendo così ai docenti di ruolo che insegnano al nord di poter tornare a insegnare nei luoghi di residenza. Cambiamo argomento, aggiudicato il bando per i voli in continuità territoriali dall'aeroporto di Comiso da e verso Roma e Milano. Tariffe calmierate per i residenti siciliani. Alitalia sarà la compagnia aerea che garantirà dal 1 novembre i voli di continuità territoriale. Dal 1 novembre per i successivi 3 anni saranno garantiti 2 voli giornalieri sulla tratta Comiso-Roma-Fiumicino e un volo giornaliero sulla tratta Comiso-Milano-Linate a tariffe calmierate per i residenti in Sicilia. È stato infatti aggiudicato il bando per i voli in continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso da e verso Roma e Milano. Sarà l'Italia la compagnia aerea che garantirà a partire dal 1 novembre i voli di continuità territoriale. ENAC ha celebrato ieri a Roma la gara per l'esercizio dei servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico, aggiudicandola alla compagnia di bandiera per il ribasso più alto. Ad esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Esprimiamo soddisfazione per l'avvenuta aggiudicazione del bando, sottolinea l'esponente del governo Musumeci, una misura a cui il governo regionale ha iniziato a lavorare già 3 anni fa, recuperando 30 milioni di euro appostati nel 2016 nel bilancio dello Stato. Il governo regionale ha stanziato dal canto suo 16 milioni di euro quale cofinanziamento per consentire voli a tariffe agevolate per i residenti in Sicilia. La regione siciliana, compartecipando alla continuità territoriale, assicura così per 3 anni una soluzione che contribuirà a lenire le difficoltà e il caro aerei nei collegamenti fra l'isola e il resto d'Italia.
Sono molto felice dell'esito del bando, dichiara anche il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. Oltre al diritto che finalmente si garantisce ai residenti in Sicilia, sono fiduciosa per la boccata d'ossigeno che questo rappresenterà per il nostro aeroporto. Giancarlo Zeni, direttore generale Alitalia, ha sottolineato come la compagnia continua a investire sull'isola per rispondere in modo adeguato alle esigenze di cittadini e imprenditori della comunità ragusana, con comode frequenze su Roma, Fiumicino e Milano Linate. Si concretizzano degli obiettivi principali del nostro management, commentano il presidente e l'amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Comiso, Giuseppe Mistretta e Rosario Di Bernardo. Si tratta di un'opportunità di portata storica per il nostro aeroporto e per tutto il territorio. Da Comiso garantiremo a tutti i residenti in Sicilia la possibilità di viaggiare ogni giorno verso Roma e Milano per ogni tipo di esigenza personale o professionale e un efficace sistema intermodale di collegamento verso l'estero grazie al collegamento con i principali hub internazionali. Una straordinaria opportunità per il territorio, hanno sottolineato, per i suoi cittadini e per il suo sistema economico. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Dopo la segnalazione di residenti e consiglieri sulla pericolosità di alcuni alberi presenti davanti alla scuola Petrarca a Catania, interviene la Multiservizi. Abbiamo già preso contatti con la dirigenza scolastica e nel giro di qualche giorno avvieremo le azioni di potatura degli alberi. Lo garantisce la presidente della Multiservizi di Catania, Serena Spoto, rispondendo alle richieste dei residenti e dei genitori vicino via Gioviale, che temono che condizioni di meteo avverse qualche ramo possa staccarsi. Anche perché l'area dove sorgono questi alberi viene utilizzata appunto dai genitori che attendono l'uscita dei propri figli da scuola. Dunque è necessario più che mai pensare all'incolumità dei bambini, ma anche degli adulti. Sì, oggi sono stata a parlare anche con il direttore scolastico, ho fatto un sopralluogo nei due plessi appunto della scuola, abbiamo visto, diciamo così, questi alberi dove sostano appunto i bambini e quindi immediatamente provvederemo. Credo che in questa settimana riusciremo a fare il servizio di potatura richiesto. Credo che comunque l'incolumità dei bambini sia una priorità per la Multiservizi e per la città di Catania. Altri interventi previsti comunque in altre zone della città, come si sta muovendo la Multiservizi? Allora, noi stiamo intanto operando sempre nelle scuole perché credo che sia appunto la priorità e abbiamo iniziato anche un grosso lavoro alla circonvallazione, abbiamo appena terminato un grossissimo lavoro anche a Piazza Dante e adesso ovviamente ci stiamo anche proiettando al cimitero in relazione appunto al periodo della commemorazione dei defunti. Nuovi locali per l'Università di Catania, consegnato dalla Regione l'ex Cinema Esperia. Grazie a un accordo sottoscritto tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Catania, l'ex Cinema Esperia viene affidato in comodato perpetuo alla Regione Siciliana all'Ateneo di Catania e ospiterà già a partire dai prossimi giorni lezioni e attività didattiche. L'edificio, che sorge in via Plebiscito, è stato ristrutturato alla soprintendenza e ospita un grande auditorium da quasi 240 posti e può contare su un ampio spazio esterno, una volta destinato a proiezioni estive. Con la stipula della convenzione, l'Università si impegna a utilizzare l'immobile, in precedenza affidato all'ERSU, per attività didattiche provvedendo alla manutenzione ordinaria, compresi i servizi relativi alla vigilanza e alla pulizia. Alla Regione rimangono gli oneri della manutenzione straordinaria. L'ERSU e la soprintendenza potranno organizzarvi degli eventi culturali e ricreativi in accordo con l'Ateneo. Vogliamo dare risposte immediate ai nostri studenti e alle nostre studentesse, sia in termini di servizi. Abbiamo appena approvato una misura per i buoni libro, 880.000 euro per i buoni libro per studenti e studentesse, ma anche per nuovi locali e questi locali verranno utilizzati dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e dal Dipartimento di Scienze della Formazione e sin da lunedì prossimo saranno pieni di nuovi studenti. Riconsegnata questa mattina alla città, la locale stazione dei Carabinieri di Santa Croce Camerina, presenti alla cerimonia le autorità. Dopo i lavori sono stati consegnati finalmente i locali della locale stazione dei Carabinieri a Santa Croce Camerina, con una cerimonia che si è svolta anche alla presenza del prefetto di Raccusa, Filippina Cocuzza, del comandante della compagnia provinciale dei Carabinieri di Ragusa e del sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone. Una cerimonia sobria in cui si è sottolineato il valore di avere una presenza capillare sul territorio
territorio delle forze dell'ordine. Tra le autorità presente anche il maresciallo maggiore Luciano Vanini, reggente della stazione di Santa Croce intitolata Concetto Puglisi, carabiniere che ha ricevuto la medaglia d'argento al valore. È chiaro che una comunità che ha un presidio di polizia nel proprio ambito è una comunità che si sente senz'altro più sicura, più tranquilla, ha senz'altro una percezione della sicurezza diversa. L'arma poi, lo sanno tutti, l'arma ha una presenza capillare sul territorio ed è il primo riferimento di qualunque territorio, anche il più piccolo, a differenza della Polizia di Stato che per carità è presente in molti ambiti, però a differenza dell'arma non ha questa presenza proprio capillare anche nei territori proprio piccoli, che rappresenta un riferimento di sicurezza per tutti. La presenza dei carabinieri sul territorio è fondamentale laddove nella maggior parte dei casi è l'unica presenza delle forze di polizia in tanti luoghi del territorio nazionale. Qui oggi noi rientriamo in locali che erano già della stazione di Santa Croce Camerina e che con l'aiuto fondamentale del Comune sono stati ristrutturati e resi ancora più fruibili a beneficio del servizio dei carabinieri, ma soprattutto della cittadinanza che vi si rivolge. La polizia incontra gli studenti della scuola Pestalozzi di Librino per consegnare il Mio Diario, un'agenda della legalità donata agli alunni di 10 città italiane, tra cui Catania. Si chiama Il Mio Diario ed è l'agenda che viene consegnata alla Polizia di Stato agli studenti delle quarte elementari di tutta Italia. 10.500 i bambini della provincia di Catania che riceveranno questo dono. Si è cominciato questa mattina presso la scuola Pestalozzi di Librino, partendo dal presupposto che bisogna esserci sempre, che non è soltanto lo slogan della Polizia di Stato, ma sono parole che si traducono in fatti. I poliziotti infatti vogliono essere al fianco degli studenti e degli insegnanti, anche nell'affrontare la sfida di questo anno scolastico sui generis. La scuola, di riflesso della società, ha dovuto sostenere non pochi cambiamenti per adattarsi ai protocolli anti-Covid e per poter ripartire in sicurezza. Sì, è un'iniziativa molto bella questa portata avanti dalla Polizia di Stato. Oggi a Roma si sta tenendo lo stesso evento a livello nazionale, in altre città, in altre 10 città d'Italia e Catania unica per la provincia, verranno consegnati dei diari, l'agenda scolastica della Polizia di Stato ai bambini delle quarte elementari. È un progetto molto importante, forse lo è ancora di più quest'anno, ci vede particolarmente impegnati in un anno così difficile per noi, ma soprattutto per i ragazzi e per le scuole, e per cui questa è un'occasione un po' anche per augurare che quest'anno proceda nel migliore dei modi. Diciamo che l'idea per noi operatori della scuola è quella di far capire ai nostri alunni che, appunto, quello che dicevo prima ai bambini, la polizia non è qui per arrestare i cattivi, ma è qui per difendere i buoni, che è completamente una prospettiva diversa. Speriamo di riuscirci. Più iniziative abbiamo a disposizione, meglio è per noi. Più è importante veramente davvero in questo tipo di quartiere, dove comunque ormai siamo quasi tutti, lavoriamo da anni, ci troviamo benissimo, quindi speriamo che anche i bambini imparino al rispetto delle regole. È iniziata la raccolta delle olive, le prime famiglie hanno iniziato ad imbottigliare l'olio. In Sicilia si sa, la fine dell'estate e dell'autunno sono segnate dalla raccolta delle carrube e delle olive. Abbiamo raccontato della raccolta del carrubo e della raccolta anche della funcia di carrua, del fungo del carrubo, non potevamo non parlare dell'oro nostro, l'oliva e il suo olio fantastico. Quest'anno il raccolto ha anticipato sui tempi, il calore, le alte temperature hanno infatti consentito un processo di maturazione in anticipo e quindi il raccolto si è avuto prima. All'inizio partono in un nastro dove vengono defogliate, le olive vengono spazzolate, lavate e tramite un elevatore olive vengono poi buttate in un frangitore dove vengono tutte diciamo molite, macinate. Dopodiché tramite una pompa mono vanno a iniettarsi all'interno delle gramole. Le gramole sono dei contenitori dove diciamo, il patè di olive rimane per circa tre quarti d'ora o un'ora. Dopo questo
questo processo e tramite sempre una pompa mono viene passato all'interno del decanter. Con la forza centrifuga a 3600 giri al secondo viene diviso dall'acqua, quindi olio e acqua vengono separate e la sanza, che è il patè, diciamo, spremuto tra virgolette, viene gettato fuori. Acqua e olio vanno a finire all'interno di un separatore, dove l'olio uscirà davanti del separatore, pronto per essere preso dal proprio cliente o da noi. Invece la sanza viene, noi la conferiamo al sansificio, quindi arriverà un altro processo, che è quello là dell'olio di sanza. Ovviamente l'emergenza Covid-19 ha avuto delle ripercussioni anche sulle visite all'interno del frantoio. Sono infatti segnalati a terra i percorsi selezionati e obbligatori da percorrere, viene garantito il distanziamento sociale all'interno del frantoio e vi è il divieto assoluto di assembramenti. E qua ad esempio abbiamo un plex che serve a coprire invece il contenitore dove viene versato l'olio, e come ogni anno sono in migliaia le famiglie siciliane che scelgono di produrre l'olio di casa propria. Abbiamo parlato con alcuni di loro. Diciamo che quest'anno è stata un'annata un po' particolare per il caldo che ha fatto, però in ogni caso le olive sono buone. Dai. Gli altri le raccolgono e poi dividiamo. Quanti alberi ha? 130. Quando è iniziato il raccolto? 3 giorni fa. Lei ogni anno raccoglie? Sempre. È la mia passione raccogliere le olive. E come mai quest'anno si sta raccogliendo già ora? Non è un po' prematuro? No, perché quest'anno l'annata è più premedizia. Se le olive sono già mature, c'è un anticipo almeno di 10 giorni, 15 giorni. Da che cosa dipende? Dall'atmosfera, il caldo. Infatti c'è poca cosa. Infatti l'olio già si prevede che se ne va attorno ai 95-100 euro ogni 12 litri. Sei una turista romana, eri curiosa di vedere tutto il percorso dell'oliva dalla pulizia alla spremitura. Ho avuto la fortuna di assistere alla spremitura e alla molitura delle olive. Devo dire che non mi ero mai trovata qui a poterne assistere. È stato veramente interessante poter vedere tutto il percorso della... Cosa ti ha incuriosito di più? Beh, sicuramente per una cittadina che non ha mai visto le moliture, vedere da come l'oliva diventa olio è assolutamente interessante, sì. Da oggi fino al prossimo 4 ottobre nel convento Frati Minori di Cappuccini di Modica si susseguiranno una serie di appuntamenti per la festa di San Francesco d'Assisi. Si inizia questa sera alle 21 il cantico di Frate Sole a cura del professor Antonio Sichera. E con questa notizia è tutto, grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio.